Francesco, è arrivata anche la serata del Capo Magro a Santa Caterina di Varazze, c'è anche la statua qui che troneggia su questa composizione di Capo Magro, non solo una composizione diversa, un locale invaso questa sera. È un locale bellissimo, ma volevo dire, no, noi che siamo arrivati dall'entroterra, io in Valle Impero, Renato in Valle Arroscia, il suo impegno, il suo voler riuscire, questi sono le cose importanti che è riuscito a fare. Sì che lui dopo l'hanno premiato come principe di Priarocca, però non è facile quando si parte dai nostri paesi, si riesce a fare queste cose soltanto con la buona volontà, perché si vuole riuscire a fare qualcosa che magari tutti non lo fanno, e per poter riuscire bisogna avere proprio una grande volontà. Noi che arriviamo da posti molto difficili di sopravvivenza, si riesce a portare. Io veramente, mi manca un po' la voce, però mi faccio sentire. Mi sono impegnato nell'informazione, lui si è impegnato nella culinaria. Io penso che quando facciamo gli appelli da venire a trovare Renato, perché c'è sempre qualcosa di meraviglioso da scoprire. Qua è una serata meravigliosa. Chi non ha ascoltato il nostro spot, peggio per voi, perché guardate qua, guardate il sorriso della gente, che arrivano numerosi, però questo è un capolavoro che non si vede in tutti i ristoranti. È per questo che sono orgoglioso di aver conosciuto un amico come Renato, e sicuramente la nostra testardaggine, la nostra voler arrivare, sicuramente faremo qualcosa di importante, che vogliamo lasciare nella mente delle persone il voler fare, perché vogliamo bene soprattutto alla nostra Italia, ma vogliamo bene alla nostra Liguria, e la nostra Liguria noi cerchiamo di pubblicizzarla al massimo. Certo che non siamo fortunati come quelli che sono agevolati, lo diciamo in francese, con l'argent. Noi invece ci mettiamo del nostro e ci mettiamo veramente tanta fatica. Renato, tanta fatica, perché stavamo dicendo, veramente un locale invaso dal Capo Magro, oltre a questa scultura, perché qui è veramente una scultura, ci sono tantissimi piatti ricchissimi. Allora, una serata di nuovo da Guinness, insomma. No, non è da Guinness, perché l'anno scorso forse era leggermente più grosso, però dai, va già bene quando ci si trova così. A me mi piace farlo, è un piatto che mi ha sempre dato tanta soddisfazione. C'è tanto lavoro, perché montare su una montagna di roba del genere non è facile, però sai, con un po' di buona volontà e un saper fare, tutto si può fare, sì. Ma intanto andiamo a spiegare, qui vediamo cozze, gamberi, astici, gamberoni, dico bene? Sì. Cosa dimentico? E qui c'è chi più ce n'ha più ce ne mette, no? Praticamente questo l'ho già detto milioni di volte, è un piatto dei primi dell'Ottocento, quando praticamente questi pesci qua erano considerati proprio di quarta categoria, i peggiori. Invece oggi sono il top, mangiavano il capomare, il capone veramente. Allora hanno inventato questo qua, ma comunque va bene così, è bello ed è giusto anche una volta all'anno farlo, una volta o due all'anno farlo, perché poi di più in estate è un piatto che porta troppo lavoro, e in estate può creare dei problemi. Invece questa stagione qua si può fare tranquillamente, puoi portarlo fuori, perché farlo grosso così non c'è nessuna cella che te lo tiene, ecco. Ci vorrebbe una cella frigo proprio particolare, con una porta ben, vedi che è. E quindi va bene così, dai. Vini di accompagnamento importanti, sì, perché abbiamo un bel vino bianco, un bel vino, adesso mi ricordo che vino sia, perché sai, i vini è mio figlio e mia nuora, perché io mi intendo bene tra il bianco e il rosso. Se è rosato comincia a dare dei numeri, ma se è buono mi piace però il vino. Quando è nel bicchiere mi piace più che quando è nella vigna.